Buongiorno. Buongiorno. Siamo pronti per la colazione. Comunque ragazzi, questa marmellata di lampone che abbiamo preso qui a Livigno fa veramente volare. E cosa dire invece di queste piccole briochine, io le chiamerei giganti, che abbiamo preso al forno ieri, scaldate, adesso vediamo anche di mangiarle. Una dovrebbe essere fragole lamponi, l'altra albicocca. Scegli, Stefi. Io parto da fragola. Piedina, saldina, molto buona. Bene ragazzi, dopo un meritato riposo, colazione tranquilla, dopo tanti, era da tanto che non facevamo una colazione così tranquilla E così e così abbondante. abbondante, direi che facciamo senza che pranzare. Sono le 11 passate, oggi rimaniamo comunque a Livigno, ci faremo una bella passeggiata, non in centro ma verso le montagne. Nel frattempo abbiamo trovato una colonnina Repower tipo 2 da 7,4 kW dovrebbe essere. Proviamo a collegare l'auto così mentre facciamo la passeggiata lei si ricarica. Al momento abbiamo la batteria al 28%, quindi colleghiamo il cavo e poi partiamo. Qui abbiamo posizionato il nostro cavo in questo frank che, per chi non ci conoscesse, abbiamo comunque costruito noi, non è di serie nella macchina. Se qualcuno fosse interessato, nel nostro canale ci sono anche i video a riguardo e ora colleghiamo il cavo. Display non si vede praticamente nulla sotto il sole. La macchina è collegata, stiamo caricando? Spero di sì, perché queste colonnine sono sempre un po' un enigma. E allora, queste colonnine sono gratuite, offerte dal comune di Livigno e si attivano tramite l'app Recharge Around di Repower. Istante stiamo caricando a 7,3 kW, quindi direi che come colonnina non è male. Abbiamo impostato la percentuale massima al 90%, la macchina dice circa 6 ore e 10 al raggiungimento del 90%. Non abbiamo messo il 100% perché essendo in montagna, altrimenti poi avremo problemi in discesa con la frenata rigenerativa. Questa colonnina molto probabilmente, se si collega a un'auto a fianco, si dimezza la potenza. Al momento non c'è nessuno collegato, quindi stiamo usando la potenza tutta noi.
Al bivio seguiamo le indicazioni per agriturismo Alpe Mine, 2192 metri di quota. Proseguiamo. Una piccola sosta con le gallette e i 5 cereali, tanto vediamo se riusciamo a far volare un po' il drone. Mai, siamo quasi arrivati. Oggi avevano messo sole tutto il giorno, ma al momento c'è nuvoloso e fa freschino. Ce la faremo a prendere dell'acqua anche oggi? Spero di no, perché avendo messo sole il meteo non abbiamo neanche gli antipioggia. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Ok ragazzi, abbiamo raggiunto anche l'agriturismo, quasi 2200 metri praticamente, e il panorama è veramente qualcosa di pazzesco. Ora però ci sono delle nuvole veramente minacciose, c'è anche un bel vento, spero si senta il microfono. E niente, noi cominciamo a scendere perché l'aria si sta facendo freschina. L'ora dello spuntino, ci mangiamo un crackerino veloce mentre camminiamo perché le nuvole non ci danno molta fiducia, ecco. Minacciano pioggia. Yes. Quella che si vede lì è la mulattiera che abbiamo fatto all'andata, lì c'è l'agriturismo. Per il ritorno facciamo questo percorso. Something from nothing.
Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Correndo questo bel sentiero in riva al torrente, siamo tornati praticamente al punto di partenza. Al Pont d'Alal, 1915 metri. Quindi adesso, proseguiamo, non lo so, sono stanchissima. Scendiamo per la strada asfaltata verso il paese, dovrebbe essere una ciclabile, credo. Ciclopedonale, sì. Piccola pausa, ci mangiamo un dolcetto. Ce lo metti, cavallino? Certo che ce lo metto. Dai, cavallino. Visto che qui non si può volare col drone, perché verso il paese di Livigno c'è la zona dell'elisoporto. C'è l'eliporto. Cambiamo argomento e mi assaggio anche queste. È un continuo mangiare, una roba incredibile. Niente, salutiamo questa comodissima panchina dove abbiamo fatto un piccolo spuntino e riprendiamo la ciclabile in direzione parcheggio dove abbiamo lasciato l'auto. Tornati nel parcheggio dove abbiamo collegato l'auto a caricare, adesso vediamo a che percentuale siamo arrivati. Siamo arrivati all'87%, arrivare al 90% manca ancora una ventina di minuti circa e nel frattempo ne approfittiamo per fare la spesa qui di fronte per prendere un paio di souvenir. Later. Bene, siamo arrivati al 90%, l'auto si è fermata perché ovviamente avevamo messo il limite di carica al 90%, ora proviamo a scollegarci dalla colonnina. Dico proviamo perché le Repower hanno spesso problemi sullo scollegamento del cavo dalla colonnina, quindi speriamo che ci ridia il nostro cavo perché direi che ci è strettamente necessario. Sicuro di terminare? Sì. Non quando fa beep. Perché avete terminato? Vuole fare un feedback? No. Non ora. Adesso. No, okay. Stava già ricominciando a fare tic-tac-tic-tac, eh? Sentilo, senti il casino. Ce l'abbiamo fatta. Però... Ok, adesso ho smesso. E continua a fare, sì, degli strani ciocchi. Comunque siamo riusciti a scollegare l'auto al primo colpo. Ma quanto è comodo il Frank? Molto. Fatti due passi veloci in centro, siamo rientrati in campeggio. Adesso direi doccia e poi una bella cenetta. Sera ragazzi, cena leggera. Facciamo due bei grissini rustici con due fette di speck, una mela. E se abbiamo ancora fame, uno yogurt. Aspetta, dimenticavo.
Dimenticavo questa piccola focaccetta con speck e fontina. Ovviamente calda. Aperitivo time. Gin? Sì. La testa d'ora. Devo assaggiare io. Tastiamo. Complimenti Jenner, sei veramente un cuoco eccezionale. Bene ragazzi, cena fatta, facciamo due passi, giusto perché non ne abbiamo fatti abbastanza oggi. Con questo sottofondo di campane di mucca. Sì, ce l'abbiamo proprio qua di fronte. E a questo punto vi salutiamo, vi diamo la buonanotte e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!